Bella ragazzi, impegnati costantemente da Digno. Oggi ragazzi, come avete appena letto dal titolo e avete visto dalla miniatura, vi andrò a parlare del mio campionato fino ad adesso. Vi ricordo che io gioco nel Don Orione, una squadra che sta a Bologna qui. E niente, vi ho fatto vedere, ho fatto la registrazione della seconda partita se non mi sbaglio. Allora, nel nostro campionato ci sono 4 squadre solamente. E io, cioè la mia squadra e altre 3 squadre in teoria, che sono Don Orione, in cui gioco io, il Rastignano, il Fuoriporta e il Santa Teresa. Allora, la prima partita, che l'ho fatta ad ottobre più o meno, perché è il primo mese di allenamenti, comunque facciamo solo allenamenti, il primo mese più o meno, contro il Santa Teresa, e ci abbiamo perso 9 a, non mi ricordo comunque la cifra nostra, 5 o 6 gol, o 5 o 6, mi ricordo perfettamente. Diciamo che è una squadra abbastanza che possiamo, ce la potevamo giocare tranquillamente. Comunque noi abbiamo dei giocatori con forse meno fiato, più o meno. Comunque abbiamo perso 9 a 6. Allora, non ho trovato il gol, però se non mi sbaglio ho fatto qualche assist. In teoria tutte le cose che faccio, assist, gol, me li scrivo. E niente, perdiamo la prima. Allora, seconda partita in cui ho registrato, contro il Fuoriporta se non mi sbaglio, ed abbiamo vinto 8 a 4, se non mi sbaglio 7 a 4. E là ho trovato la mia doppietta, ho fatto il video, nel video non c'è però il mio secondo gol, perché cioè io ho chiesto a mia mamma di registrarmi, e comunque era un po' difficile là in quella situazione, c'erano anche tante persone, comunque niente. Primi 3 punti in campionato, e adesso andiamo alla partita con il Rastignano. Le prime 3 partite le giochiamo tutte in casa, anche con il Rastignano, in cui andiamo a vincere anche questa per sempre... Noi abbiamo fatto tra i 7 e i 9 gol, e il Rastignano 5 gol o 6. Comunque è stata anche questa è stata una partita molto combattuta. Poi abbiamo fatto un altro po' di allenamenti, poi la pausa di Natale. Abbiamo ricominciato più o meno 3 settimane fa. Abbiamo fatto la prima del campionato di ritorno contro il Santa Teresa, ed abbiamo perso 10 a 4. Bella batosta, eravamo appena tornati, il fiato come sempre la stessa cosa. Poi seconda partita con il Fuoriporta, in cui io non sono stato convocato, penso perché ci ha fatto giocare un altro al mio posto, che diciamo che è un po' più livello, qualità calcistica un po' meno, un po' più basso di me, per me ha lasciato più spazio. E hanno pareggiato 6 a 6, pareggio. 5 partite, 3, 6, 7 punti. Poi ho fatto la scorsa domenica la partita con il Rastignano, la prima partita fuori casa. Siamo andati a Rastignano e abbiamo vinto 5 a 1. Dovrei aver fatto pure gol. Questo comunque poi quando vado ad allenamento là poi ci chiariamo, perché io ho toccato la palla, poi l'ha toccato per un altro Christian, il nostro attaccante, poi il difensore ha deviato. Comunque poi vediamo là. Comunque mi fa piacere se ho fatto gol. Comunque sempre una grandissima soddisfazione trovare il gol. Allora, io sinceramente adesso non mi ricordo quante partite abbiamo fatto all'andata. Adesso vado a vedere su tutto campo se siamo in 4 squadre o 5. Casomai se c'è un'altra partita ancora, quindi la quinta è l'ultima di campionato ufficiale, ve la andrò ad annunciare o in un video, in un shorts, in qualcosa, storie Instagram e cose. Allora, però vi voglio raccontare pure l'accaduto che è successo domenica contro il Rastignano. Allora, parto centrocampi, abbiamo giocato nel 2-3-1. In porta Luca, in difesa Nathan e... Valerio. Centrocampo di sinistra io, centrocampista centrale Lucido. E a destra Gabriele, il capitano. Primo punto a Christian. Vabbè, abbiamo fatto il primo tempo più o meno così, poi sono stato tolto. Comunque nel nostro campionato usciamo e rientriamo. Secondo tempo, tutta la partita ha giocato uno di colore, non tanto più, io sono 1,65 m, lui sarà stato 1,68 m, 1,69 m, un po' più alto di me. Questo qua, nessuno gli toglieva palla, ma perché non era bravissimo, faceva sempre destra e sinistra con i piedi, non doppi passi o numeri troppo difficili. Comunque facevano tirare tutto, nessuno gli andava addosso, ma non lo dovevano, cioè non lo dovevano andare addosso perché quello lo dribblava, ma non gli dovevano andare addosso perché quello lì li dribblava,
ma dovevano temporeggiarlo. Infatti Miss mi ha messo me a centrocampo perché so che ho le qualità di fermarlo. E infatti mi ha messo a me e mi ha detto temporeggialo. Io già avevo temporeggiato un po' nel primo tempo. Noi sono andato addosso e non è mai passato contro di me. Cioè, andava anche un po' di fisico perché lui era comunque anche alto. Quello all'improvviso mi fa: oh, ma la smetti di spingere? Sai solo spingere così? Poi dopo, sai giocare a calcio così, tuo padre te l'ha insegnato. Io ho detto: sì, questo è calcio, io so giocare a calcio. E niente, poi l'arbitro ha detto: non parlate in campo, niente. Però il mio mister mi ha sgridato. Anzi, il mister mi ha sgridato per quello che è successo dopo, che in pratica lui mi ha tirato la maglia. Io stavo correndo, avevo fatto merda, ho fatto una busta con un tunnel, me ne sono andato. Quello là mi ha tirato per la maglia e io gli faccio: se volete la regalo la maglia. Mi ha tirato io e il mio mister: non parlare, stai zitto. E niente, 5-1 contro il Rassignano. Vi aggiorno se c'è un'altra partita di campionato. E niente. E vai, forza Don Ioroni, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivate la campanellina, perché più saliamo di iscritti e più salgono le qualità dei video e faremo cose molto più belle. E niente, noi ci becchiamo nel prossimo video. E vai, ciao!